Io vorrei partire proprio dalle basi, proprio perché in realtà di digiuno è un argomento molto, molto, molto delicato, quindi voglio farvi capire intanto la mia visione del digiuno e in qualche modo come si inserisce in tutte quelle catastrofi presenti e annunciate del futuro che potrebbero, palesarsi nella nostra vita. Ora, partiamo da questa data. 26 aprile 1986. Chi è che sa che cosa è accaduto nel 26 aprile 1986? Praticamente quello che è accaduto e che in realtà un bellissimo documentario ci ha riportato proprio recentemente, una serie a questo disastro, in realtà è molto interessante sapere questi due nomi che molti non conoscono, ok? Io qua sono per parlarvi di ciò che non sapete, ovviamente, il disastro lo conosciamo, non conosciamo però questi nomi che sono Vorobev e Nikolaev. Questi qua sono due professori, due medici che hanno salvato centinaia di persone la vita, che erano presenti al momento del disastro di Chernobyl, utilizzando uno strumento che è appunto il digiuno. Queste persone non sono solo sopravvissute, adesso vivono bene, quindi è una cosa molto molto importante. Quindi diciamo che noi cercheremo di capire qual è la differenza tra le persone che si sono ammalate, le persone che sono morte e queste persone che sono sopravvissute, quindi qual è il miracolo, la magia che ha fatto il digiuno. Ora, dato che stiamo parlando di una cosa molto delicata, io do delle regole a questa presentazione. Allora, io vi insegnerò, cioè nel senso cercherò di spiegarvi nel modo più semplice possibile come funziona il digiuno in natura. Vi racconterò un po' la storia del digiuno perché capiremo tantissime dinamiche e come è fallito il digiuno in realtà a livello terapeutico. Le funzioni del digiuno, quali sono i tipi di digiuno. Il digiuno ovviamente è diviso nelle sue fasi, quindi che cosa ci possiamo aspettare da ciascuna fase e come il digiuno ci aiuterà a sopravvivere, anzi io direi a supervivere, in una società contaminata come quella del XXI secolo. Ovviamente io quello che vi chiedo è soltanto questo, un attimo di sospensione di incredulità, che cosa vuol dire? Qualsiasi dubbio che voi avete, qualsiasi pregiudizio verso questa pratica, sospendete un attimo, ascoltatemi proprio come se foste dei bambini nel paese delle meraviglie, ok? Perché comunque io molti degli studi di cui vi parlerò, a parte due, tre che in realtà citerò, che vengono dagli studi occidentali, sono tutti quanti studi scritti in cirillico. Quindi, cioè nel senso, quindi in lingua russa, quindi pochissime persone hanno accesso a quel tipo di studi e ovviamente ci sono gli studi sì, l'unica cosa che appunto molti di noi hanno difficoltà a leggere. Ora, una cosa che dicono i russi, prima di parlare di scienza, per parlare dell'uomo, bisogna rivolgere prima uno sguardo alla natura, quindi vedere che cosa fa la natura e poi cominciamo a teorizzare qualcosa. Ora, che cosa fa la natura per cercare di far sopravvivere una specie lungo dei periodi di difficoltà, essenzialmente quando non c'è cibo, quando c'è una guerra o comunque quando ci sono dei periodi di carestia? Di solito o si fanno delle scorte di cibo come strategie o avvengono delle migrazioni, quindi in un posto della terra ci sono delle condizioni particolari per cui praticamente non sono sufficienti per la sopravvivenza, ci si sposta in posti migliori, oppure si instaurano dei sistemi di vita latente. Okay? Ora, che cos'è questa cosa di vita latente? Quindi in realtà questo essere non muore, ma cade in uno stato di anabiosi. L'anabiosi che cos'è? È una sospensione delle funzionalità vitali, okay? In attesa che si ripristino delle condizioni di sopravvivenza più favorevoli. Okay? Questa qui è la condizione principale. Quindi diciamo che se c'è una temperatura troppo bassa si instaura questo meccanismo, troppo alta, se è troppo secco. Okay? Quindi qualora diciamo che la sopravvivenza normale viene inficiata. Noi abbiamo come esempi il letargo e l'ibernazione,
Okay. Quindi diciamo quando le temperature precipitano, ad esempio noi abbiamo degli esempi intanto in tutti gli ordini animali in realtà, quindi diciamo che da quelli più semplici come possono essere gli insetti e i molluschi fino ai mammiferi, gli uccelli, i rettili, quindi, no? Quindi vuol dire che questo meccanismo è un meccanismo che è conservato all'interno del mondo animale. Okay? Ad esempio i rondoni sono degli uccelli che praticamente i cuccioli quando i genitori si allontanano dal nido, praticamente la loro temperatura cade gradualmente, cioè fino a passare dai 39 gradi intorno ai 20 gradi e poi loro praticamente quasi si congelassero, no? E poi quando arrivano i genitori loro riprendono la temperatura e ritornano a vivere. Okay. Ovviamente se la temperatura scende per troppo tempo, ovviamente ci impiegano magari diversi giorni, quindi non è così immediato, però ci sta questa cosa, poi lo vediamo negli orsi, tipico che noi conosciamo. E quindi diciamo che è una cosa che è conservata a lungo tutto il popolo, le popolazioni animali. Un'altra forma di anabiosi è l'estivazione, che è semplicemente il controllo dell'ibernazione, quindi in caso di siccità e calore, ad esempio ci sono dei pesci che vivendo in stagni che tendono a prosciugarsi nel periodo secco, che cosa fanno? Scavano nel terreno, ok? Delle buche molto profonde, si imbozzolano in del muco, chiudono il bozzolo in modo da evitare la disidratazione. Ora, è ovvio, cioè nel senso qua abbiamo delle forme di vita latente, cioè nel senso noi non possiamo cadere ibernati e quant'altro, quindi cerchiamo di capire se ci sono delle forme un po' meno estreme a cui possiamo attingere dalla natura. E noi abbiamo infatti una condizione che non è proprio di anabiosi, okay, ma di ipobiosi, quindi un abbassamento delle funzionalità biologiche del corpo. Un esempio tipico è quello dei pinguini. Non so se voi lo sapete, in realtà i maschi di pinguino, quando le femmine partono diciamo alla ricerca di cibo, loro rimangono per 4 mesi essenzialmente senza mangiare. E questa cosa praticamente ha suscitato grande interesse soprattutto in Russia, che hanno cominciato ad analizzare i tessuti dei pinguini per come venivano digeriti. Dice, ok, questi qua stanno 4 mesi, ma come fanno? Cosa accade al loro corpo? A livello fisiologico, quali sono i cambiamenti? Intanto quello che si è notato è che la distruzione dei tessuti andava per il 96% a carico del tessuto grasso. Adiposo, mentre soltanto il 4% era digerito, diciamo, che veniva digerito era proteico. Ora, ovviamente sarebbe figo se una cosa del genere potesse accadere nell'uomo, ok? Allora, i russi che cosa... perché in realtà è figa questa cosa? Perché in realtà fa la differenza in realtà tra una supervivenza e una sopravvivenza, ok? Il discorso è molto sottile. In realtà se tu sei in uno stato di sopravvivenza appunto non riesci a svolgere le tue funzioni minime essenzialmente, invece in una supervivenza abbiamo dei livelli alti di vitalità anche sotto condizioni assolutamente inospitali. Ora, che cosa hanno fatto questi russi? Okay. Hanno preso dei topi e hanno detto vediamo se anche i topi sanno digiunare come i pinguini e se a livello fisiologico hanno dei sistemi di protezione come i pinguini. Dice, non sono dei digiunatori professionali come i pinguini, vediamo se abbiamo lo stesso effetto. Ebbene, si è visto dopo un periodo di digiuno che anche i topi, il 96% del tessuto che veniva degradato era grasso e solo il 4% proteine. Quindi i meccanismi di salvataggio dei vari organi che sono presenti in digiunatori di professione come i pinguini, in realtà sono presenti anche in animali che non sono digiunatori di professione. Ora, nell'uomo, invece, visto che cerchiamo sempre di partire da ciò che sono le evidenze normali, quali sono i casi nei quali possono accadere queste cose? Ad esempio ci sono casi nei quali le persone si disperdono in montagna, magari una valanga li sommerge, dopo 15 giorni sono ancora vivi, li ritrovano vivi. Okay? Queste sono condizioni nel quali si è instaurata una ipobiosi,
Okay? Quindi temperature basse, rallentamento del battito cardiaco, della respirazione, di tutte le funzionalità, cambio di metabolismo e tutto quanto, per cui il corpo è riuscito a sopravvivere. O persone che sono state ripescate dall'acqua e magari dopo 15 minuti, o senza respirare per 15 minuti, okay? Erano vivi, okay? Cerebralmente non lesi. Quindi diciamo che ci sono tutta una serie di cose che ci fanno presupporre che anche l'essere umano sia in grado di fare la stessa cosa dei pinguini. Ora, vediamo nella storia. Tant'è che in realtà il digiuno ha fatto parte sempre della cultura umana, da sempre. In realtà in qualsiasi parte del mondo e della storia noi andiamo a pescare, l'uomo, testi risalenti all'Egitto, alla Scandinavia, al Tibet, Grecia, Roma, ovunque nel mondo, anche in posti distanti, praticamente si parla di digiuno. Lo vediamo nel Testamento, lo vediamo con Mosè, lo vediamo con Gesù Cristo, 40 giorni. Diciamo che c'è una ricorrenza di questo aspetto, che non può essere casuale, visto che avviene dappertutto. Un'altra cosa molto interessante, che ad esempio in Tibet, che diciamo è la culla di una cultura molto profonda verso la ricerca dell'uomo, essenzialmente, i monaci novizi vengono introdotti, diciamo, nel culto con una serie di prove, tra cui c'è anche il digiuno. Ma non è solo questo. Ebrei e farisei contemplano 2 giorni di digiuno a settimana, ma non è solo questo. Noi vediamo che l'Islam prevede un periodo che si chiama Ramadan, nel quale loro rimangono a digiuno dall'alba fino al tramonto, teoricamente, perché in realtà poi questa cosa è molto... dipende se sono ortodossi, se la cantano, se la suonano, cioè dipende molto anche dall'ortodossia con cui uno fa una cosa, però in realtà prevede no acqua, no cibo, no alcol, no fumo, no sesso, dall'alba al tramonto. Okay? E questa cosa ovviamente poi 2 giorni a settimana negli altri periodi dell'anno. Andiamo, qua stiamo parlando, abbiamo sempre parlato di l'Eurasia essenzialmente, andiamo proprio in un posto totalmente lontano, che siamo in Colombia. In realtà in Colombia stessa cosa, chi dovrebbe essere preposto al comando di una tribù, praticamente viene sempre iniziato con tutta una serie di prove e guarda caso abbiamo anche il digiuno tra queste prove. Ora, come vi ho detto, il grosso del lavoro che è stato fatto a livello moderno sul digiuno viene dalla Russia. Io ho sfrondato tantissimo la cronologia russa perché si parla veramente di, penso, 20-30 nomi che si susseguono dal 1700 fino a oggi. E mi sono ritagliato soltanto qualche nome dell'ultimo secolo, perché sono quelli che ci fanno capire quanto loro avevano capito ciò che noi adesso stiamo tirando fuori, solo adesso. Abbiamo il primo nome, il professor Vladimir Pasutin, che era un medico militare e che aveva, diciamo, una corte, okay, di 40 scienziati nei suoi studi, e praticamente è lui che cercò di dare una scientificità a questa cosa che era sempre rimasto tra il mistico e lo stregone, cioè erano delle attività che comunque non erano mai state portate alla scienza essenzialmente. E lui fu il primo, e poi lo vedremo un pochino più nel dettaglio più in là, a distinguere tra digiuno fisiologico e digiuno patologico, okay? Che è quella la cosa che poi in realtà noi ci spaventa. Ma se noi smettiamo di mangiare, dopo quanto il nostro corpo si decompone e non riprende le funzionalità normali, dopo quanto comincia la necrosi e porta alla morte, quando il processo di adattamento al digiuno diventa ormai irreversibile, okay? Quindi questo qui è molto interessante, siamo nei primi del Novecento. Più o meno Coevo è un signore. Questa volta non è un professore, è Porfiry Ivanov. In realtà lui, nonostante non fosse un medico, non avesse grandi cariche all'interno del sistema sanitario russo, era una persona che amava molto sperimentare e fu uno dei primi a cercare di capire quali erano i fattori che, associati al digiuno, permettessero di migliorarne l'efficienza. Okay, lui si accorse di tantissime cose, ad esempio il freddo,
ad esempio generare uno stato diciamo di ipossia, ad esempio il fatto di stare in un ambiente rispetto a un altro. In realtà lui aveva un principio bellissimo che mi ha aperto tutta una serie di finestre in realtà nella testa, che era questo: noi in realtà tutto ciò che ci viene contro non dobbiamo vederlo come nemico, ma dobbiamo trovare il modo di trasformarlo in amico. Questa è la cosa, cioè è inutile stare sempre a combattere. Come possiamo sfruttare una situazione in modo da portarla a nostro favore? Questa cosa è molto interessante. In realtà l'essere umano lo faceva regolarmente fino a quando è rimasto a contatto con la natura. Nel momento in cui è iniziato il distacco dalla natura, in realtà questo processo di rendere amico ciò che è nemico è sempre stato sempre più difficile, sempre più difficile. E quindi diciamo che il digiuno non è più visto come la sospensione da cibo e da acqua, ma è visto più come una capacità dell'uomo di ritornare a comprendere gli equilibri intimi con la natura. Quindi è qualcosa di molto più evoluto, essenzialmente. Poi abbiamo, diciamo dal 1940 al crollo del muro di Berlino, abbiamo tutta una serie di prove scientifiche della validità del digiuno, e praticamente viene portato in questo periodo storico all'ufficialità della, diciamo, del sistema sanitario russo. Il primo a osare, ok, dire alla commissione russa, dice: guardate, io ho un metodo che addirittura porta questo beneficio, fu proprio il professore Alexei Nikolaev, che abbiamo visto è stato quello che è stato responsabile della salvezza di centinaia di persone dopo il disastro di Chernobyl. Che cosa aveva visto il professor Nikolaev? Lui era nel periodo in cui scoprì, diciamo, riscoprì, perché comunque non è stato il primo, riscoprì le potenzialità del digiuno. Lui era a capo di un sanatorio. In questo sanatorio, praticamente per sedare questi malati, gli davano dei farmaci, degli psicofarmaci, in modo da tenerli buoni, essenzialmente. C'è stato una volta, cosa succedeva quando questi malati, scusatemi, faccio una digressione, cosa succedeva quando questi malati si ammalavano seriamente? Loro cercavano di forzarli a mangiare tutto quanto. Un giorno lui decise: facciamo così, io non ti forzo a mangiare, mangi quando hai fame. Passavano i giorni, ok, questo accade precisamente con un paziente in particolare, passavano i giorni e questo paziente piano piano non solo stava regredendo la malattia che gli aveva fatto sospendere l'alimentazione, ma stavano regredendo tutta una serie di sintomatologie psicotiche per le quali era arrivato nel sanatorio. Ovviamente lui, vista l'effetto eclatante di questo, diciamo, esperimento spontaneo che aveva fatto, cominciò a farlo con tutti i suoi malati, essenzialmente. Quindi quando si ammalavano faceva questo meccanismo. Dopo diversi anni, precisamente nel 1973, lui andò davanti alla commissione russa e dice: guardate, allora io, secondo me il digiuno è una figata pazzesca, ok? Ovviamente la commissione russa disse: ok, adesso però dobbiamo verificare veramente se questo digiuno funziona, ma soprattutto perché i russi cioè gli piace proprio andare a fondo le cose. Noi non solo dobbiamo capire se funziona, ma dobbiamo capire anche perché funziona. Quindi si sono messi in modo sistematico, considerate che stavano in un regime, quindi avevano ogni regime praticamente a disposizione centinaia di migliaia di persone per fare gli studi, perché si prende quello che non è che ti chiede il permesso, essenzialmente. Quindi in realtà loro hanno dei dati di popolazione, che si parla sulle decine, tra le decine e le centinaia di migliaia di persone, nelle quali loro analizzavano i secreti gastrici, del fegato, del pancreas, come variava il sistema immunitario, come erano i metabolismi dei minerali, delle vitamine, insomma, praticamente guardavano tutti i parametri durante il digiuno, e ovviamente è stata confermata, diciamo, l'intuizione quasi spontanea del professor Nikolaev. Tutto è crollato con il crollo del muro di Berlino. Infatti ho messo questa data, 9 novembre 1989, perché in realtà è stata, diciamo, il motivo per il quale il digiuno in Russia ha cominciato a perdere quota, perché in realtà dal 1973 in poi era stato istituzionalizzato il digiuno in Russia. Ora, a tutt'oggi c'è soltanto, diciamo, una superstite, diciamo, che fa pratiche di digiuno in Russia, che è il professore Sergei Filonov,
che io sento, lo sento come diciamo padre putativo su questa, pratica. E comunque diciamo che in qualche modo da chi era stato istituzionalizzato è diventato appannaggio di poche persone che si possono permettere le cure in una clinica privata, essenzialmente. Ora, qual è la componente che permette di funzionare al digiuno? È lo stress. Il digiuno genera una forma di, diciamo, di dissonanza rispetto a quello che è abituato il nostro corpo a percepire nella quotidianità, e questa cosa ovviamente genera dello stress, è una variazione. Quindi in realtà lo stress non è inteso come stress psicologico, ma è inteso come una risposta attiva dei cambiamenti ambientali, okay? Quindi un adattamento, essenzialmente. Ora, come questo stress che cosa fa in realtà? In una condizione di, diciamo, di variabilità ambientale, ovviamente quando parlo di ambiente, in questo caso parlo del nostro ambiente corpo, okay? Ovviamente si crea una selezione naturale, così come avviene nell'ambiente esterno, che vengono selezionati gli animali più adatti a sopravvivere a quella determinata situazione, avviene anche nel corpo. E ovviamente il corpo impara anche le strade alternative, quelli che vengono chiamati bypass, noi li chiamiamo bypass. Però in realtà che cosa sono i bypass? Sono delle strade alternative che, ad esempio, se il grande raccordo anulare è intasato, cosa che accade spesso a Roma, praticamente se uno conosce le strade alternative, bypassi il traffico e comunque riesci ad arrivare a destinazione in tempi umani, ok? Il problema fondamentale è che se tu non conosci quelle strade alternative, ovviamente rimani parcheggiato lì. E quindi diciamo che cosa fa il digiuno fatto come scienza, come terapia? Semplicemente insegna al corpo le strade alternative che può prendere. Okay? Quindi praticamente che cosa fa? Noi semplicemente viviamo un ambiente troppo costante, cioè noi siamo praticamente come dei muli, andiamo avanti e indietro nella nostra vita sempre nello stesso modo, giorno dopo giorno. Siamo abituati a ambienti costanti, termostatati, ambienti sempre con la stessa temperatura, siamo abituati a mangiare sempre agli stessi orari, sempre la stessa quantità di cibo, sempre le stesse cose. Quindi questa costanza in realtà impigrisce il corpo, è più o meno come se non lo mandassimo in palestra. Okay. E quindi praticamente che cos'è alla fine il digiuno e tutto ciò che si associa al digiuno? È una sorta di allenamento controllato in modo da insegnare al corpo gradualmente a sopportare le situazioni estreme in cui normalmente perirebbe. Okay. E quindi diciamo è più o meno come l'addestramento dei marines, essenzialmente. Okay. Questa è la cosa, ovviamente in modo controllato, perché tu sai che comunque se hai fame apri il frigo e c'è il cibo, ok? Non sei in una situazione stressogena, reale, ok? È una cosa indotta. Che cosa fa il digiuno, ovviamente? La prima cosa che fa è attivare tutta una serie di risposte infinite che, guarda caso, hanno un effetto antinfiammatorio all'interno del corpo, ok? È il motivo per il quale in realtà riesce a creare questa sorta di magia, ok, che in realtà non è una magia, è una cosa che è dentro di noi da prima che l'essere umano esistesse, cioè nel senso è nato con la vita sulla terra il digiuno, essenzialmente. E praticamente è il motivo per il quale riesce a fare i miracoli su diversi tipi di malattie, perché in realtà molte delle malattie, anzi quasi tutte le malattie che noi conosciamo nella nostra quotidianità hanno un carico infiammatorio. Ora, il digiuno, come vi ho già accennato, non è soltanto sospensione dal cibo, ok? È imparare a conoscere cosa accade quando il corpo non è nella comfort zone, ok? Quindi è qualcosa di molto particolare. E cercare di capire quali sono veramente i tipi di digiuno è fondamentale, perché diciamo che ci viene venduto per digiuno qualcosa che in realtà digiuno non è. Quindi quali sono i tipi di digiuno che sono veramente riconosciuti come digiuno dal nostro corpo? Digiuni con acqua e digiuni senza acqua. Tutto il resto legato a integratori, tisane, frullati, succhi e quant'altro non sono digiuni. Il corpo non lo riconosce come digiuno. Okay? Sono detox,
possiamo chiamarli detox, ma non possiamo assolutamente chiamarli digiuni. Ora, le fasi del digiuno sono molto molto delicate. Perché? Perché in realtà noi stiamo chiedendo al nostro corpo di fare qualcosa che non ha mai fatto. Chi è che ha mai realmente digiunato? Cioè, a meno che non sono persone che dice no, sì, io l'ho fatto perché mi piace, però sono pochissime. Okay? Quindi in realtà sono molto delicate per il nostro corpo e ognuna di queste fasi ha le sue crisi. Okay? Ha la sua, il suo corpo, il corpo comunque deve adattare. Ci sono dei cambiamenti all'interno che possono essere più o meno percepiti pure in base a quanto siamo sereni nell'intraprendere questa cosa o anche in base a quanti digiuni abbiamo fatto. C'è una bella differenza tra un primo digiuno e magari una persona che digiuna regolarmente. Okay? Diciamo che il digiuno diventa di nuovo una comfort zone perché piano piano il corpo impara a capire. La prima fase viene chiamata di adattamento. Qui avviene, abbiamo tutta una serie di cambiamenti a livello di ipotalamo-ipofisi, proprio come espressione ormonale, ovviamente data a questo nuovo stimolo, oddio non c'è cibo, questo qua è lo stimolo che entra dentro al cervello. E l'ipofisi comincia a produrre GH, glucagone, per mobilitare il più velocemente possibile le riserve di zucchero all'interno del corpo. Ovviamente queste riserve di zucchero durano veramente poco rispetto a quello che potrebbe essere una sopravvivenza, ad esempio, di 15 giorni sotto la neve, sotto una valanga, essenzialmente. E tant'è che in questa fase qui è transitoria. Nel digiuno secco, DS sta per digiuno secco, nel digiuno secco dura 1-2 giorni al massimo, cioè già nel secondo digiuno si comincia a transitare nella seconda fase, mentre nei digiuni che prevedono acqua arriviamo anche alla fine del terzo giorno che ancora siamo in una fase di passaggio. In questa fase qua la cosa più critica che c'è in realtà è soltanto che noi siamo iperstimolati da qualsiasi cosa che richiama il cibo. L'odore, il fatto di stare in cucina, le posate e quant'altro, quindi diciamo che il corpo sta in una fase di resistenza, no? E quindi tanto ci danno proprio fastidio qualsiasi richiamo al cibo. Superata questa fase si entra in una fase che dura dal secondo al quinto giorno, ovviamente quando dopo questi giorni, sto parlando del digiuno secco in questo momento, ok? Quindi ovviamente viene tutto riportato un po' più in là se parliamo di digiuni che prevedono acqua. Questa crisi e questa fase si chiama crisi acidotica. Che cosa avviene in questa fase? Il corpo sta per terminare consumare tutto il glicogeno presente nel corpo, nel frattempo sta cercando una nuova fonte di rifocillamento, perché ovviamente dice se finisce poi che faccio? Ha due alternative, iniziare a digerire le proteine o iniziare a consumare i grassi. Ovviamente, come noi sappiamo, perché abbiamo già testato sui topi, sui pinguini e cose varie, in realtà sceglie i grassi, per nostra fortuna, perché sennò moriremmo dopo pochissimi giorni. Che cosa succede? Comincia a produrre chetoni, ma ancora sta in fase di esaurimento del glicogeno, quindi questi chetoni cominciano ad aumentare di concentrazione all'interno del nostro corpo. Ovviamente l'aumento di questi, diciamo, massivo di questi chetoni, che cosa comporta? Comporta praticamente un abbassamento, sempre nei limiti fisiologici ovviamente, del pH sistemico. Ovviamente questa è la condizione di stress che porterà poi a tutto l'effetto magico che vedremo nelle diapositive successive. Ovviamente questa cosa non può continuare all'infinito, sennò arriveremo a morire, e infatti si instaura la fase 3. Okay. Nella fase 3 comincia ad esserci un consumo massivo di chetoni, okay? Quindi ufficialmente abbiamo lo switch dal consumo di zuccheri al consumo di chetoni. Okay? In questa fase qui vengono prodotte tantissime biomolecole importanti per il nostro corpo e comincia la digestione dei tessuti, passati in termini di digestione perché in realtà adesso vediamo come si chiamano, comunque dei tessuti e degli organi che erano ipofunzionali, erano più vecchi, erano danneggiati e quant'altro. Si passa quindi alla fase terapeutica. Questa fase avviene sempre nel digiuno secco tra l'ottavo e l'undicesimo giorno. In realtà io ho scoperto sulla mia pelle che per chi fa i digiuni da tanto tempo in realtà viene anticipata anche di un giorno circa. Perché in realtà prende il corpo, conosce la strada e riesce a intraprendere questa fase prima.
precocemente rispetto a questa cosa. Ovviamente tutta la fase di distruzione dei tessuti, che cosa sta facendo, cosa fa in questa fase? Viene utilizzata, quindi avviene proprio un processo di riciclo, viene utilizzata per andare a nutrire le cellule sane, quindi tutte quelle che non sono andate in distruzione. Okay. Tutte queste fasi ovviamente fanno parte di quelle che Pasutin, okay, quindi nei primi del Novecento, definiva digiuno fisiologico. Ovviamente c'è una fase nel quale si entra nel digiuno patologico, l'abbiamo detto, è quando tutte le riserve di grasso finiscono. In quel momento iniziano ad essere digerite anche le proteine. Ovviamente quando le proteine vengono digerite e non sono importanti va tutto bene, quando cominciano ad intaccare il muscolo, e il cuore è un muscolo, cominciamo ad avere notevolissimi problemi. Ora, sempre per creare una cosa di conforto verso il digiuno, loro hanno misurato in realtà pure quanto tempo ci vuole a passare a questa fase patologica, ok? E hanno visto che un essere umano di 1,70 m che pesa 70 kg e ha circa 15 kg di grasso nel corpo riesce a sopravvivere circa 50 giorni in un digiuno idrico, quindi con acqua, e circa 15 giorni in un digiuno secco, ok? Quindi diciamo che rimaniamo nel digiuno fisiologico entro i 15 giorni se abbiamo queste condizioni. Ora, avevo parlato di digerire se stessi, insomma, diciamo digerire le cellule, cose varie, però in realtà questa digestione ha un nome e si chiama apoptosi se parliamo di cellule, si parla di autofagia se si parla di organelli cellulari, quindi le componenti interne della cellula. Ora, che cosa avviene durante l'apoptosi? Le cellule che vengono diciamo scelte, mettiamola così, per essere degradate, hanno un cambiamento notevole della loro membrana cellulare. La membrana cellulare, per chi non lo sapesse, è composta da due strati lipidici, ok? E la composizione in realtà di questi strati è asimmetrica, quindi non è che sono presenti gli stessi acidi grassi all'esterno rispetto all'interno. Un acido grasso che è presente all'interno è la fosfatidilserina. Questa nel momento in cui si attiva l'apoptosi, inizia ad attivarsi l'apoptosi, praticamente fa un flip, viene chiamato proprio flip, fa un passaggio che richiede un certo grado di energia e passa nella membrana esterna. Questa cosa ovviamente rende queste cellule irriconoscibili da chi? Dai linfociti. I linfociti hanno un recettore che è in grado di riconoscere queste cellule, di attivare tutta una serie di cascate di cui ci sono degli enzimi che si chiamano caspasi, che vanno a distruggere il nucleo, vanno a distruggere il DNA, creano dei corpi apoptotici. Questi corpi apoptotici hanno dei recettori che vengono riconosciuti dai macrofagi. I macrofagi si mangiano tutto quanto e queste cellule ovviamente vengono portate alla discarica o utilizzate per uno smistamento delle risorse a tutto il corpo. Ora andiamo piano piano a entrare sempre progressivamente nella magia del digiuno. Qui vi presenterò soltanto studi ovviamente occidentali. Okay, e vi farò accenno a qualche studio russo. Se questo processo di apoptosi avvenisse indistintamente a tutte le cellule del corpo, ovviamente non è che avremmo risolto granché, perché comunque morirebbero cellule sane e cellule malate, quindi non abbiamo ancora la magia, non vedo ancora la magia, io vedo che comunque qua il corpo si mangia e io poi che ci rimane, okay? Quindi ancora la magia, manca qualche pezzo a questa magia. E quindi noi abbiamo tutta una serie di studi che in realtà semplicemente confermano ciò che i russi avevano già capito 100 anni prima, e tra questi ci sta un italiano che era andato a fare, voleva fare la rockstar negli Stati Uniti e invece si è ritrovato a fare il ricercatore. Che tristezza, era meglio fare la rockstar. Però comunque è stato veramente, secondo me è stata geniale l'idea, e questo lui è Walter Longo, tutti quanti lo conosciamo, ha fatto due studi. Per farvi capire, lui ha preso dei topi che avevano un tumore, ok? Li ha divisi in due gruppi, uno li faccio mangiare, l'altro gruppo lo metto in digiuno. Poi
a entrambi gli ha inoculato una quantità di chemioterapico pari a 3-5 volte quelle che di solito prende un essere umano. Immaginate, si parla di topolini. Cosa è successo? I primi sono, a parte, erano morti tutti quanti, ok? Gli altri, quelli invece che erano in digiuno, erano tutti sopravvissuti e stavano bene, avevano pure il sistema immunitario, effetto wow. Ok? Dice, no, aspetta, che è una magia? Dice, vabbè, riproviamo, ha fatto provare ad altri laboratori, il test si è verificato perfettamente uguale. Dice, ok, fighissimo. Sì, però, se il digiuno è protettivo dei chemioterapici, vuol dire che protegge pure il tumore. Andiamo a vedere, test numero 2, che cosa succede nelle cellule normali dei topi e cosa succede nelle cellule cancerose nei topi. La cosa fichissima è stata che l'espressione della cellula normale era perfettamente opposta a quella della cellula tumorale. Bingo! Cioè, nel senso, quindi noi abbiamo trovato una cosa che protegge l'essere umano, in questo caso il topo, vabbè, nella cosa, dall'effetto negativo della chemioterapia e targettizza, quindi permette di selezionare in modo specifico le cellule cancerose. Una sorta di chirurgia cellulare. Ok, e qua questa cosa. Ovviamente andiamo un pochino più approfonditamente, ad esempio, di questi geni che sono attivati, ok? Vediamo se c'è qualcuno che ha scoperto qualche gene che viene attivato nelle cellule normali che invece rimane non attivato nelle cellule cancerogene nel momento in cui avviene il digiuno. E in questo caso c'è il professor David Sinclair che ha visto che i geni delle sirtuine erano praticamente dei geni che erano espressi nelle cellule normali e quindi facevano da fattore di protezione della cellula, mentre venivano inibite nelle cellule cancerose. Comunque i geni delle sirtuine vengono attivati dalla alta concentrazione di NAD+, che viene prodotto nei mitocondri. Praticamente che cosa succede? Le cellule normali, e quindi sane, overproducono il NAD+, e quindi praticamente vengono attivati questi geni protettori, mentre questo non avviene nelle cellule cancerose. Ora, che cosa genera nel digiuno secco questi cambiamenti? Un'alterazione del pH, lo abbiamo visto, genera questo ambiente altamente sfavorevole, che ovviamente tutte le cellule danneggiate vengono, viene cambiata l'espressione, mentre quelle sane no, mentre e questo avviene grazie a un cambio metabolico. Ovviamente quali sono gli effetti del digiuno? La produzione di acqua metabolica, ok? Quando noi pensiamo che smettiamo di bere, in realtà il corpo non smette mai di bere, come noi pensiamo di smettere di mangiare, il nostro corpo non smette mai di mangiare, ok? Ha un effetto antinfiammatorio, già l'abbiamo visto, un reset ormonale, anche questo l'abbiamo accennato, aiuta la remissione dalle infezioni, la stabilizzazione della microflora batterica intestinale, tanto che si è visto che l'incolon irritabile, malattie dell'intestino, è molto interessante. Il riciclo cellulare, smistamento, abbiamo visto che le cellule malate vengono utilizzate per alimentare le cellule sane, detossinazione e il ripristino delle funzioni digestive. Ora, vediamo velocemente l'acqua metabolica e l'energia. Nella prima fase nel quale il glucosio viene scisso, il glicogeno, pardon, viene scisso in glucosio, noi abbiamo praticamente in tre fasi, la gliconeogenesi, glicolisi, scusatemi, il ciclo di Krebs e la respirazione cellulare, praticamente noi abbiamo la produzione di 32/34 molecole di ATP, che sarebbe di energia, mettiamola così, e 6 molecole di acqua, ok? E questa magia, diciamo, dura soltanto per un giorno, dopodiché abbiamo finito le scorte.
Dal secondo giorno in poi noi abbiamo la beta ossidazione, che si divide in tre stadi, nel quale praticamente vengono scissi gli acidi grassi in acetil-CoA e vengono immessi nel ciclo di Krebs e quindi entrano di nuovo nella respirazione cellulare. Cosa avviene nel secondo caso rispetto al primo? Che noi abbiamo la produzione del triplo di energia e del 5 volte la quantità di acqua che è prodotta dal glicogeno. Ovviamente questa cosa è il motivo per il quale appunto noi riusciamo essenzialmente a rimanere senza acqua e senza cibo e comunque non alterare la nostra fisiologia. Ora, abbiamo detto che i tessuti vengono distrutti in modo differenziale, ok? In realtà il corpo ha una preferenza, cioè nel senso gli organi che sono più importanti ovviamente vengono digeriti in modo diverso, ok? Ad esempio abbiamo visto che il tessuto adiposo può perdere addirittura il 97% del suo peso, mentre abbiamo che il fegato della milza stiamo tra il 60 e il 53%, i muscoli il 30%, la pelle il 20%, l'intestino il 18%, le ossa il 13%, il sistema nervoso il 3,9%, altamente conservativo, e il cuore il 3,6%. Questi studi vengono da Pasutin, primi del 900. No. Primi del 2000. E quindi che cosa vuol dire? Il corpo si comporta per priorità, ok? Quindi diciamo che tutto ciò che viene smantellato prima andrà a aiutare la sussistenza dei tessuti più importanti in modo protettivo. Leggende e verità sul digiuno, alcune le abbiamo già sfatate, mi sembra, no? Intanto che si perde energia durante il digiuno. Assolutamente, abbiamo visto, abbiamo il triplo dell'energia per chilo, ok? Poi abbiamo distrugge gli organi principali, sfatato nei primi del Novecento, ok? Roba che non è mai arrivata a noi, però esiste, ok? Non si muore dopo 3 giorni senza bere, senza mangiare, io ne sono la testimonianza, l'ho fatto più volte, eccomi qua. Anche alcuni miei pazienti l'hanno fatto, l'ho visto fare, quindi diciamo che non sono una chimera nel mondo. Sei una strega però. Sì, abbastanza. Non è la panacea di ogni male. E questa cosa il professore l'ha sempre ripetuta. Perché? Perché in realtà alcune volte si arriva a degli stadi molto avanzati della malattia per cui ci può essere una riduzione del farmaco, però in realtà come si dice siete arrivati un po' troppo tardi. E questa cosa è molto importante perché in realtà quando le risorse del corpo si sono troppo impoverite, dato che il digiuno le va a stimolare, se non c'è niente da stimolare, c'è poco da fare. Quindi non arrivate proprio a fondo scala. Tant'è che ci sono alcune condizioni, ad esempio l'anoressiva, il grave, diciamo, quando uno parte da una BMI molto basso, quindi sotto al 15% del minimo essenzialmente, cancri al quarto stadio, e problematiche psicologiche legate al cibo, bisogna stare molto attenti che sennò si rischia di creare dei loop particolari, sono delle cose che vanno fatte sotto controllo strettamente medico, non si possono fare a casaccio. E poi un'altra cosa che è usuale nei digiuni idrici è fare gli enteroclismi per aiutare il corpo a liberare le tossine. Nel digiuno secco non serve, anzi addirittura rischiano di essere nocivi, perché nel digiuno secco, essendo privo di acqua, praticamente le tossine non vengono riassorbite. Se tu invece metti l'enteroclisma, ribagni, diciamo, le mucose e quindi permetti l'ingresso di nuovo delle tossine che stanno venendo liberate. Quindi attenzione a cosa fate e perché lo fate, dovete conoscere un po' di aspetti. L'altra, le verità sul digiuno, è importante l'aspetto psicologico con cui si affronta. Okay. Ci sono delle persone che hanno una vita molto stressante, perché ad esempio andare in una clinica e per fare un digiuno, andare in posti particolari e fare il digiuno ha un senso rispetto a digiunare nella quotidianità, tant'è che io quello che consiglio ai miei pazienti è non superare mai 1 o 2 giorni in ambiente, diciamo, lavorativo e quotidiano, perché comunque sono tutta una serie di condizioni che non vengono rispettate, tra cui quella psicologica. E poi dopo traumi e quant'altro dovete vedere in base a quanto siete forti mentalmente, eventualmente evitate questo tipo di pratica. L'altra cosa è il contesto ambientale. Contesto ambientale, non tutti gli ambienti sono perfettamente adatti al digiuno. Non è che non puoi smettere di mangiare
in quegli ambienti, è che la sua efficienza viene ridotta. Ad esempio, una caratteristica quando uno smette di bere e mangiare è che il corpo diventa assorbente, una spugna, quindi assorbe qualsiasi cosa. Quindi se tu sei a Roma, città a caso nel quale sono cresciuta, praticamente ovviamente fare il digiuno vuol dire che tu assorbi di più anche le porcherie dell'aria di Roma, ok? Quindi dato che sei in una condizione assorbente, è meglio che stai in un ambiente diciamo più pulito possibile. Stessa cosa, contatto con solventi chimici e quant'altro, ovviamente tu li assorbi maggiormente, quindi evitare questo tipo di cose. Altra cosa, bisogna avere, questo qua l'avevo anticipato, è importante la preparazione. Ad esempio, appunto, bene o male in quest'aula siamo tutti, diciamo, pressoché sani, considerando la media della popolazione mondiale possiamo considerarci sani. Diciamo che ci sono delle persone in realtà che hanno gravi problemi a livello del fegato e dei reni. Se non viene fatta un'adeguata preparazione a livello di questi filtri qua, in realtà nel momento in cui il digiuno va a smobilitare tutte quante le tossine, in realtà noi ci mancano i filtri per poterle metabolizzare e il sistema di depurazione del corpo va in tilt. Quindi attenzione. Altra cosa importante, l'entrata e l'uscita dal digiuno. L'entrata ci aiuta a vivere al meglio il digiuno, l'uscita è la parte più importante del digiuno. Sapere uscire bene o uscire male da un digiuno fa la differenza addirittura tra una perfetta efficienza e addirittura che quel digiuno danneggi il nostro corpo. Quindi diciamo che la parte più importante del digiuno è l'uscita, giusto per farvi capire. È importante associare massaggi, passeggiate e terapie disintossicanti, sempre per il motivo di agevolare il processo di depurazione. Poi è importante che più si allunga il digiuno e più le accortezze da tenere sono maggiori. Questa cosa è fondamentale. Se fate un digiuno di un giorno potete pure soprassedere ad alcune indicazioni, man mano che allungate il digiuno ovviamente le accortezze aumentano. Più digiuni vengono fatti nel tempo e più migliora la depurazione. Quindi, prospettive differenti prospettive nel XXI secolo. Possiamo arrenderci alle evidenze che ci sono state palesate dal maestro Cianti, essenzialmente, quindi diciamo soccombere agli agenti chimici, alle radiazioni, a tutto quanto. Possiamo usare dei palliativi, quindi integrazioni, orpelli vari e cose varie per cercare di tamponare ciò che ci sta accadendo addosso, oppure imparare a sfruttare le risorse del nostro corpo e utilizzare, come diceva il professor Ivanov, okay, i nostri nemici a nostro favore. Okay. Quindi in realtà quella che era la mia proposta di definizione della malattia, che è la malattia, la risposta sana, un corpo sano, sollecitazioni sbagliate, okay, possiamo inserire, okay, in questa definizione anche il fatto e l'incapacità di trasformare le sollecitazioni che non possiamo controllare in sollecitazioni positive. Okay. Ora, abbiamo detto che praticamente nella cellula normale viene attivata una modalità di protezione, mentre le cellule cancerose o comunque quelle malate e ipofunzionali invece la vanno a perdere. È qui che risiede la grande magia del digiuno, okay? Per la quale noi non ci dobbiamo preoccupare di digiunare perché il corpo sa chi mandare al macero essenzialmente. Ma la cosa che si ottiene ogni volta che noi digiuniamo, quindi questa magia si ripete ad ogni ciclo del digiuno, è un effetto che in ecologia viene chiamato effetto collo di bottiglia. Che cosa vuol dire? Che praticamente in determinate condizioni c'è una riduzione della popolazione, ok, in questo caso delle nostre cellule, in funzione del nuovo ambiente che si crea. Ovviamente quelle che rimangono sono le più adatte e noi ad ogni ciclo praticamente andiamo a selezionare sempre quelle più adatte, quelle più performanti e quelle più in salute. Quindi in qualche modo siamo in grado di creare un effetto meraviglioso che ci permette di superare noi stessi ogni volta. Un po' come fa questo simpatico personaggio dei cartoni animati, che si chiama Goku, che ad ogni grandissimo nemico ultra mai visto da universi di qualsiasi genere praticamente raggiunge livelli inimmaginabili mai raggiunti prima da nessun uomo. E quindi noi possiamo diventare come lui.
o rimanere come era quando era bimbo. Possiamo scegliere. Quindi diciamo, questa è il, secondo me, sono le due proposte che io faccio. Intanto approfondite ciò che è l'oggi tramite il Monoreca Magazine, nel quale praticamente c'è il contributo praticamente di tutta la Simbre all'interno e anche tantissime cose. E poi, se volete, c'è un evento il 24 novembre. In realtà il 24 novembre è sold out. Se c'è qualcuno interessato, io potrei aprire anche al 23 novembre, nel quale in qualche modo diamo una versione olistica del digiuno e presentiamo praticamente quello che è il nostro progetto. Grazie. Bravo.